Siamo qui con Daniele Girardone, ormai di casa nel mondo Cori Lombardia. Sei stato pluricampione, 11 importanti ori, giusto? Dico a livello mondiale. Giusto, sì, sono membro di giunta del CONI regionale in quota atleti. La mia federazione è la federazione canottaggio, sì, 11 titoli mondiali, ho partecipazione olimpica a Pechino, quindi un ricordo sportivo abbastanza buono. Adesso mi sto impegnando con il CONI, con il presidente Marzorati, dal 2010 sono con lui in carica e sto portando avanti un po' le varie iniziative, soprattutto per gli atleti, e quindi sono qui. Senti, come si possono avvicinare i ragazzini di oggi, giovani, verso il tuo mondo sportivo? Sì, beh, verso il mio mondo sportivo, che è il canottaggio, sicuramente farlo iniziare nella scuola, fare promozione. Sono qua presidente della federazione, sto iniziando a parlare un po' di vari progetti per il prossimo anno. Però in questo momento rappresento tutto lo sport regionale, quindi la mia idea è quella di promuovere lo sport nelle scuole. Non solamente nella scuola, ma anche attraverso la comunicazione nelle piazze, farvi capire che non esiste solo il calcio, anche se il mio sport è preferito, però non esiste solo il calcio, ma esistono anche gli altri sport come il tennis tavolo. Quindi far conoscere a loro queste importanti realtà e cercare di trasmettere, farglielo capire. Logicamente la scuola ci deve dare una grossa mano, perché io, avendo girato il mondo, noto che nel resto del mondo c'è una mentalità e una cultura diversa, dove lo sport è già nella scuola, è parte integrante della scuola. In Italia invece lo sport è un po' dissociato, dobbiamo riuscire a portarlo proprio come parte integrante della scuola.